Salve a tutti, mi chiamo Luca Di Sciullo e sono un disegnatore. La mia passione del disegno è iniziata da quando ero piccolo, diciamo, dalle scuole medie, ho fatto poi le scuole superiori, ho fatto scuola d'arte Urbino, dove mi sono specializzato in animazione, sia nei 5 anni più altri 2 anni di perfezionamento, e poi sono passato a Bologna perché volevo continuare a disegnare, a fare illustrazione soprattutto. E a Bologna ho imparato ad amare di più il mio disegno statico e meno il disegno dinamico dell'animazione. E in questo periodo, che sono durati più o meno 5 anni di Accademia Bologna, ho realizzato la mia tesi di diploma, e seconda, cioè ripensando alla natura che lasciavo nel mio paese, in sostanza. La tesi si intitola Erba sintetica ed è una inconsapevole necessità di convivenza tra uomo, natura e animali. Come vedrete nello show, possiamo vedere delle immagini come questa qua. Questa qui l'ho presa proprio a puntino perché riguarda del nostro barbiere di Urbino, che a me mi ha sempre affascinato come chiunque passasse lì davanti, e della sua bellissima gabbietta con i suoi uccellini dentro. E questa tesi quindi è ricca di queste immagini ed è, diciamo, il filo rosso, il filo conduttore di tutto questo lavoro è il trattato di Gilles Clément, Il terzo paesaggio. Invece, parlando di altri lavori che si chiamano Gli uomini ortaggi, sono personaggi di mia invenzione con cui mi diverto a rielaborare le ricette. Qui, ad esempio, abbiamo la fase finale della ricetta del minestrone. Io ho questa serie di immagini, che sono 4 incisioni, le ho rinominate il minestrone fotografico, perché sono delle immagini appunto fotografiche, cioè mi sono rifatto le vecchie fotografie di posa e le ho reinventate secondo della ricetta che stavo curando. Questa è la scuola San Marzano e qui notiamo il piccolo santo che una volta era sempre presente nelle scuole. E niente, quindi mi piace molto variare tantissimo, voglio sempre mettermi in gioco, non cerco mai di avere una linea mia personale, ce l'ho, di disegno. Però voglio cercare sempre di sperimentare quando posso. E se volete seguire e vedere i miei lavori, ho un sito internet che si chiama cargocollective.com/Luca Di Sciullo. Ciao!